ipotizzato, non sono riuscita a girare un unico video di tutto quello che avevo registrato, quindi questa è la parte in cui vi mostro gli acquisti. Ciao! Ed eccoci amiche, scusate le mani, alla parte più interessante forse per alcune di voi. Cosa ho acquistato in fiera? Andiamo subito al dunque. Quest'anno sono stata brava, oddio, sono stata veramente brava, non ho esagerato, ho preso veramente le cose che mi servivano. Oddio, qualcosa di superfluo l'ho preso, però sono stata brava. Parto da questo primo pacchettino Daniela Bijou perché non avevo mai acquistato da loro perché ovviamente non erano mai venute a Napoli. Daniela Bijou, ho acquistato delle ceramiche veramente carine, ragazze. Io le trovo favolose. Sarà che a me, specialmente d'estate, così lo stile un po' etnico mi piace. Ma ho veramente, veramente adorato queste ceramiche, tutte. Guardate, i colori stupendi, le forme. E da loro ho acquistato anche questo filato. Sono andata domenica perché ne volevo acquistare un altro e ovviamente mi sono distratta. Vabbè, dettagli e vi mostro anche il mio primo utilizzo. Mi sono fatta questi orecchini con questo filo e con queste ceramiche, ovviamente miei personalissimi. Guardate le screziature di colori, bellissime, bellissime tutte queste ceramiche, ma ce n'erano anche di più grandi, forme diverse. Andate a guardare sul sito che è questo, www.danielabijou.com. Queste favolose. Poi, guardate questi cubetti, le screziature di colore, io veramente le trovo favolose. Vabbè, si è capito. Ovviamente altra tappa d'obbligo, Brillanti Creazioni, anche in questo caso non ho acquistato tantissimo. Da Brillanti Creazioni lo sapete che c'è anche Nunzia Scalpore, che mi ha donato questi bellissimi orecchini, stupendi, e di cui ho acquistato anche lo schema. Io volevo acquistarli per avere un bijou fatto dalle sue mani, lei me li ha regalati ed è stata veramente super 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 gentilissima. Ora passiamo a mostrarvi i materiali che ho preso. C'era anche Maria, simpaticissima, Gabriela, ci siamo fatti un sacco di foto e di risate. Ora vi mostro nel dettaglio. Vi ho detto che non ho preso tantissimi materiali, pochi ma mirati. Queste super duo bellissime, quest'altro colore, belle. Io ero alla ricerca di colori un po' particolari. Guardate che screziature. Poi ho preso queste 110, belle, bellissime, io le adoro. Quest'altro, sapete che a me piacciono i colori un po' particolari, questi adorabili. Altre super duo, queste mi servivano per una commissione. Voi le vedete pescate, ma in realtà sono fucsia. Poi ho preso quest'altro colore. E quest'anno Brillanti Creazione aveva uno spazio, a mio avviso, più grande, forse sbaglio. È organizzato veramente molto bene, poi fanno i corsi, guardate questo, i corsi con Nunzia, sia di tessitura di perline che di chainmail, sì, e veramente belle queste super duo e belle anche i corsi, e questo poi irrinunciabile che penso che sia il Nebula, che dove vado lo prendo sempre perché è un colore che adoro. E poi da loro ho preso questi fantastici, poi avevo preso dei rivoli che non ritrovo più, boh, non so dove l'avrò messi, se li becco ve li mostro. Bellissimi questi, voglio realizzare degli anelli, sono della Swarovski. Passiamo oltre. In modo fulmineo vi mostro questa pietra, l'unica che ho acquistato in fiera,
un opale, vendevano appeso, era uno stand di un pakistano, presuppongo, ragazzi, non lo so, non neanche il bigliettino, però l'ho pagata intorno ai 3 euro e mi ci farò o un ciondolo o un anello. Ultimamente mi è venuta questa fissa degli anelli, vabbè, per cambiare. Bellissima. Aveva veramente uno stand pieno 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 di pietre e per fortuna che sono passata al volo domenica, altrimenti avrei fatto strage. Invece sono scappata di corsa perché ero con Marti e Marco. Ovviamente, ragazze, nel mio giro non poteva mancare Filincanto. Allora, parto col mostrarvi queste sono delle belle goccine che non avevo in questo colore fantastico e queste sono in resina. Questo è da 18. E questo è un altro cubettino con cui voglio fare sempre prove anelli, ciondoli un po' particolari. Non lo so, poi staremo a vedere. Quindi questi. Poi ho preso tutta una serie di questi fiorellini che probabilmente smonterò e metterò sugli altri elementi. In genere non li utilizzo mai come pendenti, ma li smonto e li uso in modo diverso. Poi ho preso questo carinissimo per fare una collanina quadrifoglio portafortuna particolare. Poi catena strass ne ho 80 e ho preso solo questa di questo colore che ovviamente è rosato, ma voi non vedete assolutamente niente. Lo sapete, rose, viola, niente. Ovviamente il kit di sopravvivenza aghi. Tulip numero 10, colla la F6000 che non è mai provato, ho acquistato anche la Bidding Foundation e Ultra Suede Nero, diciamo questi sono gli immancabili. Ho preso questo cristallo a forma di triangolo perché non li ho mai presi i cristalli di questa forma e quindi voglio farci qualcosa. Ho preso un solo filato di fili e forme in questo colore nero oro, ma io ci vedo anche del verdastro, insomma, non è un oro sparato, mi piace tantissimo. Ci farò qualcosa con i mezzi cristalli piccini piccini. E poi, ovviamente, ho preso immancabili piattine nero, quello che io adoro, un po' glitteratino colore su colore. Poi ho preso immancabile mattone terracotta che voi vedete più aranciato, classico nero della Color, come novità che non avevo mai preso è questo bellissimo blu che voi vedete più sull'ottanio, invece è proprio blu royal, insomma bello corposo, invece voi lo vedete più sull'ottanio. Questo colore che non ho mai preso, che è più tendente al viola, voi lo vedete invece più smortino, il solito mio amatissimo. E quello verdino glitter oro. E poi ho preso questi cordini che non avevo mai acquistato, che voglio inserire nel soutache. Non so come, non so quando, o ci farò dei cordini, o non so cosa. Comunque, l'ho acquistato nei miei amatissimi colori autunnali, bordeaux, verde e senape. E ovviamente non poteva mancare fili e forme da cui ho acquistato queste bellissime piattine a soutache. Sono dello stesso materiale dei fili di fili e forme, Florence, insomma io non me li ricordo bene. Comunque sono veramente colori particolarissimi e bellissimi che voi vedete in modo completamente diverso, però vi assicuro che sono bellissimi e io ho questi colori. Non li avevo mai presi e mai avuti. Loro mi hanno anche regalato un rocchettino di filo sottilissimo, che ora non so dove sia. Eccolo, questo è il filato che loro mi hanno regalato in omaggio. Poi avevo preso anche dei charms, ragazze, ma io non so che fine abbiano fatto perché li avevo messi tutti vicini. Avevo preso comunque stelline, cuoricini per fare le collanine con l'uncinetto. E poi non poteva mancare Obi Feltro, da cui ho acquistato tutta una serie di fiorellini in tanti colori diversi, in tessuto che ovviamente, come già detto, io smonto
ed utilizzo in modo diverso. Vado sempre da loro ad acquistare un po' di fiorellini e mi hanno dato anche un bigliettino. Questo è un codice sconto, non so se sia valido. Comunque c'è scritto fino al 31/12/2019, quindi prendiamolo per buono. Ovviamente sono andata anche da Fortunato, il mondo delle pietre, ma insomma io prendo da lui sempre e quindi nulla. Ciao amici! Poi ovviamente non poteva mancare un po' di timo. Ho acquistato questo vassoio, insomma, che serve per fare cabochon bombati. Lo cercavo da un sacco di tempo e finalmente l'ho trovato. Ora vi dico anche il negozio dove l'ho preso. Ci dovrebbe essere lo scontrino da qualche parte. Vediamo. Sì, ecco. Sacri Pao SRL, questo è lo scontrino. E poi ho acquistato una texture, io non resisto, ragazze. Qualcosa la devo sempre acquistare. Poi vi mostrerò quando eventualmente utilizzerò queste due cose. Ci facciamo un tutorial di cabochon. Poi ho preso questi pigmenti che probabilmente ho dello stesso identico colore, però li ho presi. E poi ho preso due panetti di Premo. Io mi trovo molto bene con questi panetti della Premo. Li avevano, mi sembra, 1,75 € a panetto. Io qua nei negozi fisici li pago di più. Due neri e due questi di questo colore, oro antico. Vediamo se c'è scritto. Ok, antique gold, esatto. Quindi questi sono stati tutti i miei acquisti. Non ho trovato i charms che avevo preso, vabbè, pazienza. Poi nel video precedente vi ho mostrato qualche altro negozio e c'erano c'è nel video precedente dell'associazione ho conosciuto Resetto. Nel video precedente mostro un'associazione in cui c'erano queste due persone, Daniela Costa e Fulvia, che facevano dei corsi. Ovviamente io sono passata veramente di corsa, però insomma le saluto, due persone carinissime, e quindi saluto anche loro. Penso che il video creativa sia terminato. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. E niente, ragazze, buona creatività. Ci vediamo prossimamente per qualcosa di nuovo. Ciao!